aspettare qualcuno che canti. Alza la tua voce, innalza il Re dei Re, innalza il suo nome, il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Innalza il nome di Yeshua stamattina. Quando innalzi il suo nome, le circostanze si piegano, le situazioni si piegano, il regno delle tenebre si piega. Innalza il suo nome. Canta ancora, canta ancora. Non aspettare la musica, non ti fermare. Tutto cambia. Nel tuo nome non sei riconosciuto, l'inferno non ti teme, ma quando vai a Dio, nel nome di Gesù, tu hai autorità e le situazioni cambiano. Un giorno Dio parla con Geremia e gli dice qualcosa di forte, qualcosa che ci riguarda oggi. Gli dice Geremia, Geremia 1:9-10, ecco, oggi, tu oggi hai autorità per dire ecco, in questa stagione io sono passato in rassegna, io sono stato riconosciuto da Dio e nel nome di Gesù io sono riconosciuto per, se abbiamo il verso, la Bibbia dice, ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca, vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, per poi costruire e piantare. Dio stava dicendo a Geremia, oggi dice alla sua chiesa, tu sei passato in rassegna. E nel mio nome, nel nome di Yeshua, tu hai autorità. E la tua autorità ti rende capace di sradicare, di strappare, di togliere via ogni radice, di eliminare completamente, per demolire, abbattere, spezzare, smantellare le vecchie costruzioni, per smantellare il vecchio, per eliminare il passato, per iniziare una cosa nuova, per rovesciare, per girare dalla parte opposta, per dare un nuovo verso alla tua vita, per prendere un altro verso, per capovolgere, per mettere sotto sopra, disseminare, disturbare, sconvolgere. Tu devi disturbare il mondo delle tenebre che sta cercando attraverso prove, paure, ansietà, di opprimere la tua mente, di fermare il tuo percorso. Dio ti ha chiamato ad abbattere, ad annullare, a rompere, a cancellare, eliminare, a mettere a morte, sterminare, distruggere, fare fallire, fare a pezzi, schiacciare, ridurre i lividi, dice la Bibbia, le opere del nemico, per poi costruire, piantare nuovi semi. E poi Dio dirà a Geremia, cosa vedi? Non puoi vedere la cosa nuova, non puoi vedere nello spirito quello che Dio sta per fare se non prendi autorità sulle situazioni che ti girano attorno. Tu hai autorità nel nome di Yeshua, tu hai autorità per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, per poi piantare ed edificare. È un tempo nuovo. Io vedo il ramo di mandorlo, io vedo la cosa nuova, ma in questa stagione, Chiesa, prendiamo autorità senza paura, senza
Il nome di Yeshua è innalzato quando una chiesa prende autorità. Canta il suo nome, alza il capo, governa sulle situazioni, governa con autorità. Continuiamo la nostra lode.